Allora, no, no, grazie. Grazie mille. Buongiorno a tutti, benvenuti a Palazzo Chigi. Questo appuntamento con la stampa nasce dal desiderio di rassicurarvi sul fatto che in questi giorni di intensa campagna elettorale, che stasera, come è noto, finirà in vista delle elezioni domenica prossima, non soltanto si è continuato da queste parti a lavorare in modo molto molto deciso e determinato, ma si sono gettate le basi per un autentico cambio di prospettiva della nostra azione di governo, e lo abbiamo definito, scherzando, giocando sugli 80, visto che ormai 80 è il tipico nome cui si fa riferimento in tutte le circostanze quando si parla dell'azione del governo. Ogni riferimento agli 80 euro è puramente voluto, peraltro. Abbiamo scelto di farvi notare come siano soltanto 80 giorni quelli da cui siamo partiti, e in questi 80 giorni vi offriamo, e poi lascio spazio alle vostre domande, 10 slide, perché se mancano le slide ci sentiamo male, 10 slide in cui individuiamo le cose fatte e contemporaneamente vi diciamo qual è la prossima sfida per ciascuna di queste 10. Non vi nascondo, e questa è la sostanza della conferenza stampa, che chi ha pensato in questi primi 80 giorni che i nostri interventi fossero interventi spot sui singoli argomenti, deve oggettivamente ricredersi, vedendo, come vi accadrà tra qualche istante, il fil rouge, il filo logico che collega le 10 slide, che vado rapidissimamente, se siete d'accordo, a presentare, in modo tale da essere il più sintetico possibile e lasciare spazio, se vorrete, alle domande, oppure andiamo a mangiare. Primo punto, il governo pensa che l'Italia si salverà soltanto attraverso una chiara, netta ed evidente politica di riduzione delle tasse. Gli 80 euro non sono una mancia o un'elemosina. Potete chiamarla mancia, potete chiamarla elemosina, io la chiamo giustizia sociale. Restituire 80 euro a chi in questi anni ha pagato e non ha avuto. Ma accanto al provvedimento in sé, e spero che non sfugga, vedete l'immagine del cedolino, sono 80 euro che in questa sala furono visti come impossibili da raggiungere, e ti mancano le coperture, ti manca il decreto, non c'è l'atto, questo è un cedolino, questi sono gli 80 euro, ma non considerateli semplicemente come gli 80 euro, considerateli come l'inizio di una riduzione fiscale che avrà, e questo è the next is, il prossimo è, il prossimo sarà, l'allargamento dalle famiglie che guadagnano meno di 1.500 euro ai pensionati e alle partite IVA. Questa è la prima. Giù le tasse se vogliamo portare su l'Italia. Seconda. Questa è una foto di gruppo. Una foto di gruppo. Non so se spingete le luci, tanto i fotografi hanno già fatto almeno 7-8 album, non so se vi conviene, in modo tale che si veda la foto, non che sia praticamente affascinante, ma è una foto che riguarda tante persone. Ci sono presidenti di regione di diversi colore politico, ci sono sindacalisti di diversa estrazione, ci sono i vertici. Questo è il momento nel quale si firma l'accordo Electrolux, che ieri peraltro è stato ratificato dai lavoratori. L'accordo Electrolux è stato reso possibile dal lavoro di tante donne e uomini che sono peraltro rappresentate in quella immagine, almeno una parte, ma dal decreto legge che è stato fatto in 80 giorni e convertito in legge in questo periodo, quindi una tempistica ovviamente rispettosa dei termini costituzionali dei 60 giorni, decreto legge convertito in legge. E questo decreto legge è sicuramente un passo in avanti. Il disegno di legge delega
è attualmente all'attenzione del Senato, l'abbassamento del 10% dell'IRAP alle aziende con l'innalzamento della tassazione sulle rendite finanziarie al 26% e una serie di accordi industriali su cui, permettetemi di dire, mi piacerebbe, ma non voglio minimamente sostituirmi a voi, che vi fosse un briciolo di attenzione in più. L'accordo con la Qatar Foundation, l'accordo con la Merck, l'accordo con Fincantieri, gli accordi su Piombino. Quanti accordi sono stati siglati? Provate a immaginare se anziché questa foto qui noi avessimo messo altre foto, per esempio la foto di ciò che è avvenuto nella Sala dei Galeoni qualche giorno fa e a cui diversi di voi hanno partecipato. Sintesi del secondo punto degli 80 giorni. Il lavoro non si combatte facendo i convegni, o meglio non si combatte la disoccupazione. La disoccupazione non si combatte esprimendo auspici, organizzando seminari, formulando dotte riflessioni. Si batte con una politica industriale, si combatte con una serie di provvedimenti normativi e il prossimo è la rapida approvazione del disegno di legge delega che noi contiamo di accelerare quanto più possibile. Già il decreto legge sul lavoro è un passo in avanti molto significativo e importante, riconosciuto da tutti i mercati internazionali, oltre che dagli operatori del settore, ma credo che si possa e si debba fare di più. Giù le tasse, basta con la convenite sul lavoro, sto portando risultati concreti e poi vi possono piacere o meno, ma questo è un dato di fatto oggettivo. Però non c'è futuro se non si parte dalla scuola. E su questo parlano i numeri. Piano straordinario sull'edilizia scolastica, saranno 10.000 i nuovi cantieri per 2 milioni di studenti più sicuri a scuola. Io a Treviso volevo mettere la foto dei sindaci che a Treviso, anche in questo caso di tutti i colori politici, ci hanno chiesto di sbloccare il patto di stabilità. Lo abbiamo fatto. Adesso però, the next, il prossimo è fare una riflessione la più partecipata possibile secondo lo stile di questa amministrazione sul tipo di programmi, di idee e di sfida educativa che la scuola italiana vuole avere davanti alle esigenze del mondo che sta cambiando. Insomma, ora che ci siamo messi sulla strada buona per ciò che riguarda l'edilizia scolastica, senza annunciare riforme delle riforme che controriformano la riforma, però siamo nelle condizioni, lasciatemelo dire in questo modo, di fare finalmente un grande progetto educativo per la scuola italiana, che valorizzi le insegnanti e gli insegnanti, che metta al centro le esigenze dei bambini e degli studenti e che sia il più partecipato. Cioè non partiamo dalle idee del ministro e le spieghiamo agli insegnanti, partiamo dai suggerimenti delle insegnanti e degli insegnanti, delle famiglie, delle mamme e dei papà, per arrivare a proporre un progetto educativo che naturalmente si collega a tante altre questioni. Io per esempio penso che un paese civile è un paese che quando va a ragionare di progetto educativo tiene insieme il contratto di servizio con il servizio pubblico televisivo e le scommesse culturali che riguardano le insegnanti e gli insegnanti, perché il servizio pubblico è anche strumento di offerta educativa alla cittadinanza. Giù le tasse, lavoro, scuola. È questa l'Italia che noi stiamo realizzando in questo giro d'Italia in 80 giorni? Non c'è Italia possibile senza un grande investimento sulla cultura. Allora, l'ha presentata Franceschini ieri, farà un'ulteriore conferenza stampa oggi perché ha avuto un po' sfortuna, ha presentato la conferenza stampa il giorno in cui non c'erano i giornali, e quella, o meglio, i giornali o una parte significativa dei giornali non uscivano, per cui Dario vi illustrerà nel dettaglio questo tipo di intervento. Vorrei segnalare l'importantissima operazione sugli alberghi.
e le opere di riqualificazione negli alberghi, ma il punto centrale è questo Art Bonus, vale a dire la possibilità per la prima volta in Italia di andare a offrire dei vantaggi fiscali a chi investe in cultura. Il privato che investe in cultura finalmente ha l'occasione di ripartire. The next, nel caso della cultura non può che essere un disegno di legge organico e non un decreto legge puntuale come quello che abbiamo fatto ieri, e anche in questo caso il percorso sarà lo stesso che abbiamo utilizzato per le riforme costituzionali, per la pubblica amministrazione, per il terzo settore, vale a dire l'idea di aprire un dibattito con, per l'agricoltura, per aprire un dibattito con gli operatori e poi di conseguenza fare un provvedimento di legge. Dunque, un paese civile è un paese che parte dall'abbassare le tasse, segue con il lavoro e la scuola, ma la scuola è incentrata a un grande rapporto con la cultura. Capite che se partiamo di qui è molto più semplice impostare il ragionamento sulle riforme. Le province non si vota più. Se c'è stata un'abilità mediatica in questa campagna elettorale da parte di alcuni candidati o leader politici, è stato quello di cancellare alcuni risultati concreti. Quindi io in un'altra giacca dovrò fare un po' di autocritica, perché non siamo riusciti a far passare il messaggio straordinario che per la prima volta dopo anni, vorrei dire decenni, non si vota più per le province, ma è straordinario. 3.000 posti di politico in meno, la semplificazione di un livello istituzionale, la semplicità nella pubblica amministrazione e nel rapporto con gli eletti. La legge elettorale nei primi 80 giorni è passata in prima lettura alla Camera, al Senato si è messa in coda della riforma del titolo quinto, l'abolizione del CNEL e il superamento del Senato e del bicameralismo perfetto. Il prossimo è che dalla settimana abbiamo scelto di accettare i rilievi che venivano dalle opposizioni, segnatamente dal Movimento 5 Stelle e da Forza Italia, che chiedevano di non, utilizzo una parola forte, inquinare con la campagna elettorale la discussione sulle riforme, non voler strumentalizzare la questione delle riforme, non voler sfruttare la questione delle riforme. Io personalmente trovo che questo sia stato un errore, ma volentieri abbiamo accettato, perché se fai riforme che sono attese da 20 anni, se ci metti 20 giorni in più ti cambia poco, se no sei fanatico e ideologico, e io non voglio essere né fanatico né ideologico, ma the next in questo caso è che la settimana prossima si torna al Senato partendo dalla riforma costituzionale che il governo ha già predisposto, che è stata adottata come testo base nella Commissione Affari Costituzionali. Questa è una foto un po' strana, perché è la foto in cui il sottosegretario dell'autorità per l'intelligence, il direttore del DIS e il presidente del Consiglio firmano un atto che è l'atto di declassificazione di tutte le stragi e di tutti i grandi provvedimenti sui misteri d'Italia. C'è un valore culturale enorme in questa scelta. 80 giorni per modificare il verso a una delle principali polemiche che c'è in Italia. L'Italia è il paese, il porto delle nebbie, dove non si sa che cosa arriva, non si sa che come arriva, non si sa. Bene. Non soltanto siamo il paese della certezza, ma declassifichiamo tutti gli atti. E accanto a questo, perché trasparenza non è semplicemente la puntualità delle informazioni da dare, abbattimento dei costi della politica con il superamento delle province, ma anche le auto blu, ma anche i tetti ai manager di Stato, ma anche la creazione dell'autorità nazionale contro la corruzione, con la scelta in questi 80 giorni del Presidente, che è stato votato peraltro all'unanimità, e fatemi dire grazie a tutte le forze politiche che lo hanno votato, nella persona di Raffaele Cantone, il voto di scambio che è diventato legge, dice, avete abbassato le pene, non è vero, abbiamo inserito il voto di scambio, che non c'era, il 416 ter non c'era, è una fattispecie nuova, poi abbiamo
abbassato rispetto alle aspettative, ma di qualcuno. Ma il dato di fatto è che quella legge non c'era e grazie a noi c'è. Trasparenza. Io voglio un'Italia che sia la leader nella classifica della trasparenza. Non il paese del porto delle nebbie, ma il paese del sole. E sotto questo profilo il prossimo è la presentazione online di tutte le spese che verrà realizzata entro il mese di giugno. Pubblica amministrazione, questa è la conferenza stampa con Marianna Madia, che ricorderete, non ho bisogno di aggiungere niente se non che abbiamo ricevuto qualche decina di migliaia di email. Per quello che mi riguarda è un risultato straordinario totale, e che vedrà il 13 giugno il Consiglio dei Ministri su questo. Segnalo anche il pagamento della pubblica amministrazione. Questa volta l'abbiamo messa apposta perché sono tutti a dire che in Europa noi siamo a prendere ordini, indicazioni. Ve l'ho detto, vero, che la prossima della PA è il 13 giugno, sì, l'ho detto, quindi vi sto dando le date contro tutti quelli che continuano a dire non devi dare le date, continuo a dare le date. Oggi mi ha colpito molto ad Agorà, hanno fatto vedere il mio discorso uscendo dal Quirinale dove dicevo le date, e devo dire che le abbiamo confermate tutte. Marzo lavoro, aprile pubblica amministrazione, maggio sul fisco, quindi abbiamo da correre perché entro giovedì si possa presentare il progetto di concretizzazione della delega fiscale. È davvero un tour de force e una sorta di continuo rincorrere le scadenze, ma se non ci diamo le scadenze l'Italia è come quella bicicletta che sta in equilibrio soltanto se pedala. E allora dicevo, sul semestre europeo, sull'Europa, considerate che ci sono quattro pianeti allineati: la presidenza italiana dell'Unione Europea, il rinnovo dei vertici delle istituzioni, gli oltre 180 miliardi di euro da spendere tra fondi europei e fondi di coesione e sviluppo, e il cambio di politica economica italiana. E vorrei dire il cambio di politica economica europea, che ormai è un dato di fatto, lo pensano tutti. Basta con l'austerity fine a se stessa, investiamo sulla crescita. Il problema è come e chi è in grado di affermare queste linee. Per questo l'appuntamento che io vi do è a Strasburgo il 2 luglio, quando l'Italia presenterà al Parlamento europeo il proprio programma sul semestre. E stiamo lavorando moltissimo, il simbolo che avete visto del semestre europeo è soltanto la punta dell'iceberg, perché l'appuntamento con il semestre europeo consente all'Italia di valorizzare la straordinaria forza della propria vocazione. Mondo, sapete tutto, l'AIA, il G7, gli investimenti sull'energia, mi limito a dire, l'ho già detto ieri da Vespa, che il prossimo appuntamento è nella seconda metà di luglio cioè due appuntamenti internazionali molto significativi: la missione in Afghanistan, Cina, Vietnam e Kazakistan dal 9 al 13 giugno e l'appuntamento di metà luglio in Africa. E poi io finisco su questo perché sono stato fin troppo lungo, il Giro d'Italia vero. Viaggio da nord a sud, da Treviso a Scalea, da Torino a Siracusa, da Bari a Genova, da Milano fino alle scuole della periferia di Napoli. Noi stiamo girando in 80 giorni in modo molto forte. Come sapete, Napoli, Reggio e Palermo saranno oggetto di un tour trimestrale di verifica dei fondi europei, prossima data 14 agosto. Mi è andata male perché ho detto il 14 maggio, ho fatto questo passaggio e ho detto ci rivediamo ogni 3 mesi, ho fatto il conto, un po' di sfortuna ci sta nella vita, è il 14 agosto, però anche a loro non è andata bene perché torno lì, sicché insomma saranno anche loro al lavoro, come è giusto che sia, il 14 agosto, quindi saremo
a fare questo appuntamento a Napoli, a Palermo e a Reggio Calabria, ma il prossimo giro, finita la parte dei ballottaggi, perché voglio evitare di apparire come quello che va in questi posti durante la campagna elettorale, li ho scelti apposta, saranno apposta questi due posti, che sono Taranto e il Sulcis. Mi pare di aver detto tutto. Se mettete insieme, se unite i puntini, noi siamo convinti che questi 80 giorni non siano un insieme di provvedimenti slegati l'uno dall'altro, ma un'idea di un'Italia che nei prossimi anni possa tornare ad essere la guida dell'Europa e leader nel mondo che cambia. Bisogna avere il coraggio e la forza di continuare. La mia tesi è che in questi 80 giorni i primi provvedimenti che abbiamo preso non siano sufficienti a cambiare verso, ma sia difficile trovare altri governi che in un arco di tempo così ristretto abbiano portato a casa dei risultati così concreti. E quindi questo è un elemento di stimolo, di sfida. Dobbiamo fare di più, dobbiamo andare avanti in questa direzione, ma, ed è il punto finale, c'è un disegno. Non è che si fanno interventi spot, si fanno interventi ad hoc, voce per voce o così, come viene. C'è una sorta di cornice del puzzle, c'è chiara l'immagine del puzzle, e a voi, se avete voglia, il microfono per qualche domanda. Prego. Non crede che ai quattro pianeti enunciati prima se ne stia allineando un quinto, quello degli euroscettici, e che possa togliere, depotenziare il semestre di presidenza italiana e le capacità di incidere sullo sviluppo? Facciamo un po' di giro. Mi date una penna? Ce l'avete una penna? Mi date un lapis o una penna? Posso averlo? Grazie. Quindi, quinto pianeta. Vai. Andrew Fry di Bloomberg, adesso che si presenta alle elezioni europee, chiedo se questa coalizione parlamentare è la coalizione ideale per lei di portare davanti gli italiani per le elezioni europee, e se il risultato non è quanto lei spera, se è il momento di rivedere la coalizione che ora lei guida. Grazie. Altre due, tre? Sì, le volevo chiedere, il governo quando deciderà sul rinvio della TASI, e quando sarà questo rinvio? Si parla di settembre e di ottobre, il MEF ha parlato appunto di settembre e l'ANCI invece di ottobre. Grazie. Un attimino. Ultime due. Buongiorno, sono Bonomi di Radio Cor. Volevo chiederle se tra tutte queste cose ha anche pensato al nome del terzo commissario Consob, che manca da dicembre, e visto che lei aspetta la proposta. Grazie. Salve Presidente, Bonini del News 24. Ci sono circa 1000 emendamenti sul decreto IRPEF. Non pensa che l'operazione degli 80 euro potrebbe essere snaturata se teme il confronto in Parlamento su questo fronte? Allora, vado al volo, poi se ci volete facciamo un ulteriore giro rapidissimo. Cerco di essere tweet su tweet. Reuters, quinto pianeta allineato. Penso che, spero naturalmente che le forze politiche che vogliono cambiare l'Europa, ma credendo nell'Europa, siano maggioritarie. E penso che sia molto difficile tenere insieme tutti i populismi che sono ben diversi. Marine Le Pen è diversa da Beppe Grillo, o gli olandesi hanno elementi di diversità rispetto agli inglesi. Penso però anche che in realtà sia una gigantesca opportunità per l'Italia guidare il semestre europeo in questo momento, perché il diffuso euroscetticismo impone di cambiare l'Europa con ancora più convinzione. Quindi spero che non ci sia un risultato straordinario degli euroscettici, ma penso in ogni caso che per l'Italia questo costituisca una responsabilità ancora maggiore. La coalizione che si è verificata dopo le politiche del 2013
non è una coalizione che sta nelle stesse famiglie europee, anzi, sta in tre famiglie diverse, PSE, PPE, ALDE. Questo però non incide né oggi né domani sulla composizione del governo, che dunque, per rispondere alla sua domanda, rimarrà quella attuale. Public policy, il governo non ha nessun tipo di rinvio, abbiamo soltanto consentito a quei comuni che vogliono evitare per motivi elettorali, perché cioè ci sono le amministrazioni in scadenza e quindi per consentire di scegliere ai nuovi sindaci di andare, Fassino ha chiesto a ottobre, credo che questo sia un accordo che è già stato raggiunto. Radio Cor, quando nominerete il commissario Consob entro la prima metà di giugno? Rai News 24, 1000 emendamenti, no, il decreto IRPEF non mi preoccupa, rispetto alle insidie naturali e fisiologiche che ci sono in questi casi in Parlamento, diciamolo con forza, gli 80 euro sono arrivati, sono 80 euro mensili, sono 80 euro per sempre. E questo è, credo, un risultato che conferma circa la buona fede e la garanzia anche di affidabilità che il governo dà. Se avete il secondo giro, rapidissimo, prego. Buongiorno, De Gheschè del quotidiano francese Les Echos. Sull'austerità, avviare le trattative per una revisione dei trattati europei rimane un'opzione per il semestre italiano, oppure l'ammorbidimento del fiscal compact basterebbe? Presidente, ecco. Sì, Alessandro Placidi, AGR. In Olanda ha votato il 37%, teme un effetto anche qui in Italia e in questo caso chi sfavorirà? Falci, pagina 99. Non crede che il percorso delle riforme sia strettamente legato al risultato elettorale? Prego. Cantelmi TV 2000. Secondo lei, Presidente, il voto di domenica sarà... Ho capito, scusi. Cantelmi TV 2000. TV 2000. Sì, se il voto di domenica sarà un referendum sull'Europa, sull'euro, oppure, considerando anche il senso di questa conferenza stampa, un referendum sul governo. Sì, sì. Bazzucchi di AGV. Una domanda. Il suo governo ha chiesto già una decina di volte, credo, la fiducia, 10 volte in Parlamento. All'inizio aveva detto di non voler ricorrere con troppa frequenza a questo strumento. Ecco, pensa che magari, visto che c'erano dei decreti in scadenza, dopo le elezioni ci sarà una frenata, o pensa che certe volte è proprio indispensabile? Rapidissimo, Les Echos, non credo che il problema in questo momento siano i trattati. A mio giudizio il primo problema è che i Paesi membri si accordino sulle strategie di crescita, anche perché sia i numeri del fiscal compact che più in generale della politica economica dipendono non soltanto dal grado dalla cifra del debito, ma anche dalla cifra della crescita, e quindi di conseguenza questo per me è il punto numero uno. Io immagino, penso e credo che ancora prima del semestre italiano sia molto forte la discussione su che tipo di Europa vogliamo. Questo riguarderà i nuovi membri del Parlamento europeo, Sava Sandir, questo riguarderà il Presidente della Commissione che verrà e i suoi collaboratori, il Presidente del Consiglio europeo che verrà. Mi faccia dire che questo riguarderà anche la discussione che fin da martedì faremo a Bruxelles per il Consiglio europeo informale, che poi sarà recuperato il 26 e 27 giugno nel Consiglio europeo ufficiale. Quindi non si tratta di discutere, a mio giudizio, adesso cambiamo i trattati. Adesso si tratta di capire che tipo di politica economica vogliamo fare. E lo dico per l'Italia. L'Italia sarà tanto più forte e credibile quanto più forti e credibili saranno le forze che vogliono cambiare e non che vogliono semplicemente distruggere.
Da questo punto di vista le dico che sono molto ottimista circa il ruolo che il nostro paese potrà svolgere assieme alla Francia, assieme alla Germania, al Regno Unito, alla Polonia, alla Spagna, a tutti i paesi con i quali abbiamo discusso fino a questo momento, sia dell'area socialista che dell'area popolare. Il 37% dell'astensionismo in Olanda è un dato naturalmente che per noi italiani suona davvero strano, ma in realtà credo che sia un dato abbastanza diffuso. Noi immagino che saremo anche quest'anno uno dei primi paesi come affluenza. Non sono in grado di dirle se l'eventuale aumento della partecipazione aiuterà, quale partito sarà aiutato da questo. Posso dirle da Presidente del Consiglio che vorrei rivolgere un appello a tutti i cittadini italiani. L'Europa nei prossimi anni giocherà un ruolo fondamentale. Indipendentemente da come si vuole andare a votare, in questo caso è assolutamente fondamentale andare a votare. E lo dico perché penso, non soltanto perché si vota soltanto fino a domenica, a differenza del passato, quindi domenica alle 23 non c'è più spazio per votare, ma perché andare a votare per il futuro dell'Europa significa consentire all'Italia di contare in Europa. Se l'Italia rinuncia a giocare le sue fish, se l'Italia rinuncia a giocare le sue carte, noi avremo una situazione peggiore dal punto di vista economico, culturale e occupazionale. Quindi l'appello è che la gente, i cittadini, vadano a votare. Il percorso delle riforme, la domanda era se era strettamente collegato? Non credo. Non credo che ci sia un elemento di né di accelerazione né di rallentamento. Credo che il risultato elettorale ovviamente sia molto importante per le riforme in Europa più che per le riforme in Italia. Noi andremo avanti comunque. E io su questo tema delle riforme confermo qui che non mollo di mezzo centimetro. È un passaggio molto importante. Abbiamo fatto molto, abbiamo investito tanto, ma lo dico con il rispetto che si deve a tutte le istituzioni e senza alcun atto di arroganza. Però l'Italia va cambiata adesso e noi non possiamo pensare che l'Italia la cambi chi urla di più, la cambia chi strutturalmente prova a modificare le regole del gioco. TV 2000, credo che il referendum non sia un referendum semplicemente sull'Europa e neanche un referendum sul capo del governo, cioè dal punto di vista del messaggio esterno me la cavo bene dicendole che è evidentemente un referendum tra chi vuole cambiare l'Europa e chi vuole andare a e chi vuole usare l'Europa come grande alibi delle politiche italiane. Andare a cambiare l'Europa significa stare in un gruppo parlamentare europeo, significa provare a cambiare le regole del gioco, significa avere chiari quali sono i paletti entro i quali ci si può muovere e da questo punto di vista di conseguenza la risposta sarebbe politicamente perfetta. Vorrei prendere però sul serio ulteriormente la sua riflessione e dirle che in Italia c'è un referendum diverso, c'è un ballottaggio diverso. Tra chi ormai è convinto che il nostro paese non abbia alcuna chance di incidere nei grandi percorsi mondiali, nei grandi processi continentali, e chi invece con molta umiltà ma anche con determinazione ci crede. È il ballottaggio tra la paura e la speranza, è il ballottaggio tra chi vuole semplicemente protestare, magari insultare in modo liberatorio, e chi invece vuole tirarsi sulle maniche perché le cose cambino concretamente. È facile urlare, dovremmo dare a tutti i denari che servono per vivere. È difficile dire diamo 80 euro e troviamo le coperture, e troviamo le risorse. È facile dire bisogna abbassare le tasse, è difficile abbassare le tasse del 10% all'IRAP, cosa che noi abbiamo fatto. È facile dire dobbiamo creare posti di lavoro, è difficile fare un decreto legge che consenta a 1200 persone di Electrolux di salvare le proprie famiglie. Quindi è un referendum tra chi gioca alla meno, convinto che basti
urlare e protestare e chi invece pensa che l'Italia abbia un futuro. L'ultima domanda? Fiducia? Ah, io chiedo scusa, sì, avevo scritto fiducia e non capivo a che cosa ci riferivamo, perché avevamo preparato una bellissima slide sull'aumento della fiducia in, degli italiani, ma chiuderò su questo allora. Noi abbiamo, credo, chiesto la fiducia 9 o 11 volte, non ricordo, nel giro di questi 80 giorni. Siamo in grado di smettere? Dipende se loro smettono di fare ostruzionismo. O si cambiano i regolamenti parlamentari, cosa che io auspico, ma che tocca alla Camera, non tocca a noi, e si consente al governo di andare in aula e di votare una cosa, se siamo a favore o no, non importa, però di farlo. E questo ad oggi non è consentito, noi siamo costretti a ricorrere allo strumento della fiducia perché c'è l'ostruzionismo su tutto. Guardi, io vorrei farle l'esempio proprio del decreto lavoro, mi ha molto colpito. Lì si trattava di dare un posto, di garantire un posto di lavoro, eppure abbiamo visto in Parlamento non soltanto l'ostruzionismo, ma addirittura delle scene per cui alcuni senatori si toglievano le camicie, avevano le magliette con scritto di tutto, hanno parlato di attentato alla democrazia. Non voglio fare una polemica di parte, perché il Presidente del Senato, che in quel momento presiedeva e che ha richiamato all'ordine e credo anche espulso qualche senatore, è un senatore notoriamente dell'opposizione. E i senatori che hanno fatto quella discutibile sceneggiata sono senatori dell'opposizione. Però questa è la diversità tra chi porta a casa il risultato con un decreto su cui è costretto a mettere la fiducia, perché se no con l'ostruzionismo salterebbe tutto e avremmo mandato a casa 1200 posti di lavoro, e chi invece considera il Parlamento un grande set dove poter tutti i giorni inventare qualcosa di nuovo a fini mediatici e comunicativi. Rispetto questa posizione, rispetto chi ha queste scelte, però se non cambiano i regolamenti parlamentari è naturale che noi dobbiamo ricorrere al voto di fiducia. Per cui rinnovo l'appello da questo luogo, da Palazzo Chigi: noi siamo disponibili a rinunciare allo strumento della richiesta del voto di fiducia o a ridurre il numero dei decreti legge, a condizione che vi sia uno snellimento delle procedure, una semplificazione delle procedure in cui al governo è garantito niente più, niente meno che il diritto dovere di governare. Ma la sua domanda mi consente di chiudere su un altro tipo di fiducia, che è quella che è in crescita. Non sono cresciute soltanto le fiducie chieste dal governo al Parlamento, ma la fiducia più importante, che è quella dei cittadini. Io trovo un clima, lo trovavo soprattutto prima della campagna elettorale, poi la campagna elettorale naturalmente ha esasperato anche i rapporti politici e in alcuni casi, come è accaduto in queste ore, anche qualche cosa in più. Ma diciamo che è fisiologico per le campagne elettorali. Ma io trovo un clima di grande fiducia sull'Italia. L'Italia è veramente divisa tra quelli che ormai, non facendocela più, si stanno rassegnando e quelli che invece investono, convinti, con dei dati, non con parole astratte, sulla possibilità che questo Paese abbia un domani. Ecco, l'unica cosa a cui io non mi rassegno è la rassegnazione. E di conseguenza noi andiamo avanti a testa alta su questo cammino, sapendo che se in 80 giorni abbiamo fatto questo, immagino che cosa potrà accadere se continuerà a crescere la fiducia dei cittadini. Ecco perché nei vari... Ora hanno smesso perché giustamente i sondaggisti fanno i soldi vendendo i sondaggi, come è naturale che sia, ma poi le rilevazioni in vista delle elezioni. Ma poi le rilevazioni più belle sono quelle che riguardano, per esempio, il grado di fiducia degli italiani. Se lei guarda il grado di fiducia, quanto è cresciuto negli ultimi mesi, è l'elemento che realmente mi dice tanto di quello che dobbiamo fare e anche tanta della responsabilità e della speranza che ci viene affidata. Quindi io dico agli italiani, al di là di tutto, al di là di come vivremo le prossime settimane, i prossimi mesi, questo è un paese che, se si tiene per mano ed ha un disegno,
esce dalla crisi a testa alta portando fuori anche l'Europa. E la mia scommessa è quella di fare il presidente del semestre europeo non sfruttando l'occasione per avere gli aiuti dell'Europa in Italia, ma per guidare l'Europa a cambiare le politiche economiche e di speranza per il futuro. Sono assolutamente certo che questo grande progetto è un progetto difficile da realizzare, molto ambizioso, però penso che non si debba anche aver paura di avere grandi progetti quando l'Italia, se fa l'Italia, è in grado di restituire occasioni di crescita a tutto il continente. Per tutti questi motivi io vi ringrazio, le slide sono a vostra disposizione con tutte le immagini, le foto e i documenti, e mi auguro che possiate aiutarci nel valorizzare gli aspetti istituzionali di questa presentazione, che sono aspetti legati a un disegno organico dell'idea d'Italia nei prossimi anni e non sono quindi singoli provvedimenti. È davvero un puzzle la cui cornice penso stia finalmente emergendo, e anche per questo vi ringrazio. Buon lavoro.